Nella terza udienza giubilare dell'anno, Papa Francesco si è soffermato sul rapporto tra misericordia e servizio, partendo dal brano di Giovanni che racconta l'episodio della lavanda dei piedi. Un gesto inatteso e sconvolgente, lo ha definito il pontefice, con cui Gesù, poco prima della sua morte e resurrezione, ha voluto rivelare il modo di agire di Dio e indicare la via da percorrere per vivere la fede e dare testimonianza. Non parole ma fatti, non un sentimento effimero, ma il sapersi donare fino alla fine, cominciando dal chinare con umiltà sulle miserie degli altri e dalla condivisione dei beni materiali. L'amore quindi è il servizio concreto che rendiamo gli uni agli altri. L'amore non sono parole, sono opere, è servizio. Un servizio umile, fatto nel silenzio, nel nascondimento. Come Gesù stesso ha detto, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Esso comporta mettere a disposizione i doni che lo Spirito Santo ci ha elargito, perché la comunità possa crescere. Oltre al servizio, altro aspetto fondamentale per il cristiano è il perdono. Non dimentichiamo, ha detto infatti il Papa, che lavando i piedi dei discepoli e chiedendo loro di fare altrettanto, Gesù ci ha invitato anche a confessare a vicenda le nostre mancanze e a pregare gli uni per gli altri per saperci perdonare ogni torto, ogni colpa in una nuova lavanda dei piedi. Dunque l'amore vero è questo, confortare, aiutare, dimenticarsi di se stessi e pensare agli altri, ma più di ogni altra cosa farsi servi sull'esempio di Cristo.